Amici di Inter, fan TV, cuori forti, fortissimi nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre videopagelle. Sono 14 consecutive, record per le vittorie consecutive in casa dell'Inter, 13 nel lontano ormai 2011, stavolta 14, ma anche nel girone di ritorno sono praticamente tutte vittorie e due pareggi, quindi 14 vittorie e due pareggi, 15 vittorie e tre pareggi nelle ultime 18, insomma un Inter che anche oggi vince. E alla grande 5-1, nonostante tanti cambi, la soddisfazione ovviamente anche di Conte, perché cambiando diversi giocatori il risultato non è cambiato. Anche Ranieri ha detto: sì, noi non volevamo essere la vittima sacrificale. Poi però hanno segnato subito dopo 4 minuti. Gagliardini in grande spolvero su assist di Young, poi al 26esimo era già 2-0 con il gol di uno scatenato Sanchez. Ha detto Conte nel post partita: l'ho tolto al 55esimo perché ha sentito un dolorino all'adduttore, non voglio rischiare niente perché con la Roma lo voglio titolare. Mercoledì si giocherà ancora qui a San Siro, poi sabato Juventus-Inter. La Samp l'ha riaperta, un'indecisione di Handanovic sul tiro lento di Candreva. La palla non aveva oltrepassato la linea quando Handanovic l'ha respinta, poi Keita, come all'andata, ancora Keita l'ha riaperta, ma sono bastati pochissimi secondi e l'Inter ancora con Sanchez che inizia l'azione, allarga per Hakimi chiude il triangolo, cross e Sanchez la mette in buca proprio sul palo lontano. Bellissimo il tocco nell'angolino ed è 3-1. E poi nel secondo tempo entra Radu per Handanovic. Ci sono i cambi come abbiamo spesso invocato durante l'anno, a volte ci sono stati, altre volte meno. Oggi spazio a tanti giocatori. Abbiamo detto Radu nel secondo tempo per Handanovic, ma poi anche Pinamonti che entra e segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Primo gol quest'anno, ha detto: sono cresciuto tantissimo. Ma anche Conte ha speso per lui delle parole molto belle a fine partita, ha detto che se continua così in futuro sentiremo parlare molto di Pinamonti. Allora io dico: a questo punto confermiamo l'attacco Pinamonti-Sanchez, Lukaku-Lautaro. E poi c'è stato anche il 5-1, non c'era Lukaku in campo, quindi ha tirato il rigore Lautaro, un tiro di Barella che prima ha fatto l'assist a Pinamonti, poi un tiro respinto sulla linea, l'arbitro dalla punizione dal limite, entra il VAR in campo ed è invece in aria, quindi rigore, batte Lautaro, gol 5-1 per l'Inter, 16esimo gol per Lautaro. Gagliardini che segna sempre contro le genovesi, Sanchez che arriva a quota 7 con 6 assist e raggiunge Dzeko, la scommessa di Inter Fan TV di gennaio. Chi farà più gol? Dzeko, Sanchez. Eravamo 7-2, siamo 7-7, ma anche 6 assist per Sanchez, oltre a solo assist per Dzeko, che è vero ha avuto altri problemi, ha perso la fascia, non ha giocato titolare, però io dicevo anche 2 anni e quasi più di 2 anni di differenza da Dzeko, quindi teniamoci stretto Sanchez. Ha parlato anche Marotta prima della partita, rassicurando per esempio su alcune cose scritte in questi giorni, i premi partita, dice: no, i premi partita, i premi scudetto non sono in discussione perché se li sono meritati, però poi inizieremo dei colloqui con tutti, come avevo detto nel lungo prepartita qui da San Siro. Ci saranno dei colloqui in cui si spiegherà ai giocatori comunque la situazione difficile del calcio, non solo dell'Inter, e quindi ogni società poi vedrà che tipo di iniziative prendere e si cercherà anche con i singoli giocatori, per esempio, di spalmare alcuni stipendi, di rivedere alcuni bonus, vedremo per i prossimi anni. Comunque l'obiettivo è quello di confermare questo gruppo, di confermare tutto l'assetto anche da Marotta, Conte che però continua a dire nel finale di partita: mi voglio godere la festa, non ho fatto così altre volte, quindi godiamoci la festa, festa che continuerà, festa che c'è stata nel prepartita l'accoglienza del Pullman, festa che ci sarà anche il 23, festa che c'è stata l'ultima domenica scorsa, festa che dicevo quando ci sarà Inter-Udinese con la consegna della Coppa continuerà. Poi anche a fine partita, i giocatori in campo a festeggiare, Barella scatenato senza maglia, a scherzare con tutti, Hakimi, Lautaro, i più scatenati, ma tutti quanti gli altri, Pinamonti emozionato per questo primo gol, Radu che finalmente ha giocato. Comunque tante tante le notizie positive, l'entusiasmo, anche Ranieri ha detto: sono andati, dopo che l'hanno sbloccata, veramente sulle ali dell'entusiasmo. Peccato solo per quella respinta di Handanovic. Allora do 5 e mezzo ad Handanovic per quella respinta, poi comunque tutti voti molto buoni, D'Ambrosio che non giocava da tanto, 6 e mezzo per lui, 7 per Ranocchia che ha fatto veramente un partitone anche Ranocchia,
su cui io dico, è vero, scade il contratto, però si può prolungare per un anno, va Neusden per Kolarov, il resto tocchiamo il meno possibile. Allora, Ranocchia 7, poi 6 e mezzo anche per Bastoni, sugli esterni un Hakimi devastante, ancora un assist per lui, siamo a 7 gol e 7 assist solo in campionato, poi ha impegnato anche Audero nel primo tempo, corse all'ultimo minuto con una velocità veramente da TGV, come lo chiamo io, 7 e mezzo per Hakimi, un Young anche lui in grande spolvero, l'assist sul primo gol, 7 più per Young, i centrocampisti Eriksen e Vesino, che tornava anche lui dopo tanto tempo a fare una partita intera, ha giocato da trequartista anche sul finale, perché poi è entrato Sensi al posto di Lautaro, Pinamonti per Sanchez, quindi Sensi e Vesino dietro Pinamonti nella seconda parte del secondo tempo. Do 6 e mezzo a Vesino, 6 e mezzo a Eriksen, che ha giocato in cabina di regia, poi sostituito da Brozovic dopo 10 minuti nel secondo tempo, così come abbiamo detto Pinamonti per Sanchez, 6 e mezzo quindi a Eriksen e Vesino, mentre 8 a Gagliardini. Ha fatto veramente un'ora strepitosa, poi è entrato Barella, anche lui Barella è entrato, sembrava la finale di Champions League per come è entrato, tiro deviato, rigore, poi l'assist prima a Pinamonti, corse ovunque, quindi 7 più anche a Barella, 8 a Gagliardini, tra i migliori il migliore è Sanchez per me, 8 e mezzo per Sanchez, un bel 7 anche a Lautaro, Sanchez l'ho detto, due gol, ma poi gioca da trequartista, da seconda punta, accompagna l'azione, chiama i movimenti, quindi veramente un primo tempo fantastico per Sanchez. 7 Lautaro, dei subentrati ho detto Pinamonti 7 più per questo bel primo gol, ma anche movimenti giusti, ho dato 7 anche a Barella, 6 e mezzo a Radu sicuro, non ha dovuto fare niente di eccezionale, però per esempio quando si è tuffato per evitare un calcio d'angolo o qualche uscita sicura, io lo vorrei rivedere anche nelle ultime partite per capire se può essere lui ad alternarsi con Handanovic nella prossima stagione. Comunque è entrato abbastanza sicuro, è entrato abbastanza bene, poi il risultato era sul 3-1, quindi comunque è facilitato anche un po'. Sensi, gli do 6, Sensi, diciamo niente di normale amministrazione. Chi mi resta? Li ho detti tutti: Pinamonti, Barella, Sensi, Radu. Pinamonti, Barella, Sensi, Radu. Vado a prendere la solita lista per i subentrati finali, se riesco. Vediamo un po'. Eccola qua, Brozovic non l'ho dato il voto, 6 e mezzo, è vero, Brozovic per Eriksen all'inizio del secondo tempo con Pinamonti, quindi ricapitolo tutti i voti, Handanovic 5 e mezzo, 6 e mezzo a D'Ambrosio e Bastoni, 7 a Ranocchia, 7 e mezzo a Hakimi, 7 più a Young, a centrocampo 6 e mezzo a Eriksen, 6 e mezzo Vesino, 7 a Barella, 8, Barella subentrato, 8 a Gagliardini, 8 e mezzo Sanchez, 7 a Lautaro, gli altri subentrati, Radu 6 e mezzo, Radu 6 e mezzo, Pinamonti l'ho detto 7, Barella 7 più Pinamonti per il primo gol, 7 a Barella, 6 a Sensi, 6 e mezzo a Brozovic, Conte 8, perché ripeto, massima soddisfazione per gli allenatori quando cambi molto, ma alla fine non cambia il risultato. Tanti record, Inter che resta miglior difesa con una partita in più rispetto alla Juventus, 30 gol subiti, con questi 5 gol l'Inter raggiunge a 79 l'Atalanta con una partita in più, quindi miglior attacco il Napoli ora a 78, miglior differenza reti, quasi arrivati a più 50, più 49, peccato, sarebbe stata cifra tonda con un 5-0, un 6-1, però siamo 79 gol fatti, 30 gol subiti. Il primo gol di Pinamonti, doppietta di Sanchez, gioca anche Radu. E cosa volete di più dalla vita con un Inter veramente trionfante, con un Inter in festa? E quindi vi saluto dal Meazza con felicità massima. Domani mi ritroverete anche se volete a 7 gol dalle 14 alle 18. Poi dopo Juventus-Milan, l'Inter Fantigi con tutto
quello che è successo durante la giornata. Oggi intanto hanno vinto campionati Bayern Monaco, credo City alla fine, l'Atletico Madrid resiste con il pareggio con il Barcellona e ora bisogna però vedere cosa fa il Real Madrid col Siviglia, il Lille ha vinto ieri, quindi Francia e Spagna ancora con campionati aperti. Qui sento ancora clacson, quindi tanti tanti tifosi intorno allo stadio festanti, come giustamente ha detto Conte, hanno atteso troppo, abbiamo atteso troppo e ora bisogna godersi la festa con questo tramonto sul Meazza. Sono ormai più o meno le 21 quando sto registrando il video e quindi al calar del sole sento tifosi, forse dalla parte della curva nord, magari poi vi posto anche la foto del pullman circondato dalla folla. Troverete anche, oltre al video che ho fatto dopo l'arrivo del pullman con qualche tifoso, insomma macchine, tifosi intorno allo stadio, il murales di Lukaku, qualche coro al baretto della curva nord, trovate anche nella sezione community invece un lungo live di questo questa attesa del pullman. Intorno a 2:10 in quel live trovate l'arrivo proprio del pullman, dove c'è stato veramente anche sul pullman scene di ordinaria follia, felicità, festeggiamento, Lautaro e tutti gli altri anche che giustamente sono per te, per tanti è il primo campionato. Ecco, voglio sottolineare anche la bella scena come l'Inter applaudì il Milan campione all'epoca nel 2007 del mondo, prima di un derby poi vinto a dicembre 2007. Oggi la Samp ha applaudito i campioni d'Italia all'ingresso in campo, quindi bellissima scena, complimenti alla Samp. Inter che sta stravincendo il campionato, il Napoli è secondo ora a 70, l'Inter è a 85, può inseguire ancora diversi record, superare i 90 punti. Adesso c'è Inter-Roma mercoledì, Juventus-Inter sabato alle 18 e poi l'ultima giornata, la consegna della Coppa, Inter-Udinese, ancora da battere Udinese e Roma, e sarebbero poi state battute tutte le squadre quest'anno almeno una volta, ma a Torino forse la vittoria ancora più importante, voluta. Ma ora godiamoci questo 5-1 alla Samp, gol di Gagliardini su assist di Young, doppietta di Sanchez su assist di Gagliardini stesso, quindi gol e assist e di Hakimi. Poi il 2-1 era stato di Keita su tiro di Candreva respinto da Handanovic, gol di Keita a porta praticamente vuota. E poi nel secondo tempo Pinamonti su assist di Barella, rigore di Lautaro Martinez, rigore di Lautaro Martinez. Inter 5, Sampdoria 1, Inter capolista, 85 punti, ma la cosa più importante, Inter campione d'Italia, certificato ormai anche dal Meazza, record, 14 vittorie consecutive nel Tempio, la scala del calcio. Buonanotte a tutti, sempre forza Inter, ci vediamo domani, iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti. Ciao ciao, salutate la capolista, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, ciao ragazzi, a domani.